Un saluto a tutti i ragazzi da Mario Inter. Italia, frutta mista, Macedonia, 1-1. Mamma mia, che vergogna, mamma mia. Cioè, ragazzi, guarda, siamo veramente arrivati alla frutta. Un pareggio dove, ragazzi, parliamoci chiaro, è vergognoso, molto vergognoso. Io dico no perché sono interista. L'unica volta che Gagliardini a centrocampo stava fermando tutte le azioni avversarie, mi toglie Gagliardini. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro: forse è meglio non andare ai mondiali con una squadra del genere perché facciamo ridere. Oggi Ciruzzu, Ciruzzu mio, Ciruzzu. Non ha fatto niente. Oh, e questo non significa che è una persona scarsa. Non ha fatto niente, pazienza. Bisogna essere sinceri, i fischi sono pure pochi. Bisognava veramente buttargli i cartelloni addosso oggi perché hanno fatto schifo. Pareggio meritatissimo dalla Macedonia, un pareggio vergognoso. Ecco che poi arriva la nostalgia, tanta nostalgia dei vari Bobo Vieri, Nesta, Cannavaro, tutti questi giocatori. Cioè, siamo ridotti con Gagliardini, Parolo, Rugani. Oh, e dai, ma veramente scherziamo. Veramente vergognoso, ha dovuto segnare Chiellini oggi. Vergognoso, vergognoso. Comunque Immobile ha fatto l'assist. Vabbè, bisogna dire, però, cioè, ragazzi, non hanno fatto niente, proprio. Vergognoso. Pandev, Goran Pandev. Sembra quella canzone lì della pubblicità. Anti di coda Pandev, Pandev, Pandev. Necinovski, Kokokovski, Kipirkovski. 1-1. Vergognoso. Se è così, meglio non andare ai mondiali. Voi come la pensate? Ragazzi, un saluto a tutti da Mario Inter. Mi è preso il sonno oggi. Che vergogna. Italia-Macedonia 1-1. Che cazzo ne senti i tedeschi domani? Macedonien! Ma vaffanculo! Ma... Ragazzi, un saluto a tutti da Mario Inter. Continua a iscriverti, eh. Domani faremo un video un po' più. Ciao, raga. Grande Goran Pandev. Goran Pandev.